In realtà si può affermare che gli archetipi permanenti di per sé non avviano alcun tipo di processo, ma risultano essenziali come modelli di riferimento su cui le varie materie in evoluzione all'interno del cosmo si parametrano per mantenersi correttamente in linea con i binari evolutivi stabiliti dalle informazioni portate nel cosmo dalla vibrazione prima. Di conseguenza, non è esatto ritenere che gli archetipi permanenti gestiscano la formazione del cosmo, ma sarebbe più giusto interpretarli come l'insieme delle informazioni atte a strutturare il cosmo in maniera omogenea e in maniera conforme ai dettami della vibrazione prima. Gli archetipi permanenti di per sé non agiscono, ma hanno la funzione di presentare alla materia akasica, a mano che essa acquista coscienza e si rapporta con le vibrazioni costanti e fisse che costituiscono gli archetipi permanenti, l'immagine di come dovrà essere alla fine del suo percorso evolutivo il risultato finale dell'evoluzione di quel particolare cosmo, rappresentando il modello fisso e inalterabile al quale i processi evolutivi in corso nell'ambiente cosmico dovranno tendere per realizzare quanto dettato dalla vibrazione prima.